Tra 50 anni la crescita dell'economia italiana dipenderà sostanzialmente da tre fattori: la demografia, il mercato del lavoro e la produttività. La demografia avrà un effetto probabilmente sfavorevole sulle possibilità di crescita dell'economia perché diminuirà la popolazione in età lavorativa. Per questo diventa così importante prestare attenzione per la politica, ma un po' per tutta la società italiana, alle altre due componenti che stanno sotto la crescita economica, ovvero sia il funzionamento del mercato del lavoro e la crescita della produttività. Per quanto riguarda il funzionamento del mercato del lavoro, in una società che diventerà più anziana, diventerà ineludibile affrontare il nodo di come rendere conveniente per le aziende tenere al lavoro più a lungo le persone che invecchiano gradualmente. Dall'altro lato poi ci sarà anche la componente relativa alla produttività, ovvero sia sarà fondamentale che le aziende riescano a continuare a innovare e a produrre cose nuove che possono essere vendute nel resto del mondo e per farlo presumibilmente gli italiani credo che sceglieranno due modi. Uno è affidarsi alle multinazionali che riusciranno a essere competitive. Dall'altro lato, siccome le multinazionali creeranno probabilmente troppo pochi posti di lavoro in Italia, ci sarà un grande ruolo per il sistema, è una grande sfida, per il sistema di istruzione, a cominciare dalla scuola, per finire con l'università e il sistema di formazione, nel generare nuovi imprenditori capaci di mettere in piedi piccole imprese dal nulla e che però dovranno trovare finanziamenti per poterlo fare e per poter essere di supporto alle multinazionali che competono per l'appunto nell'arena mondiale.